Oh, finalmente mi posso sedere un pochino e andare a guardare com'è andato il mese di maggio, capire se ridere o piangere e così via. Come diceva il famoso Brunello Robertetti, personaggio impersonato da Corrado Guzzanti, bisogna vedere dove stiamo andando su questa terra. Oggi cerchiamo appunto di vedere se brancolo a tentoni nel buio. Anche perché la mia strategia di trading attivo mi sta dando soddisfazioni, per cui volevo prima di tutto portare un aggiornamento in generale sul mio portafoglio per far vedere in termini reali come è andato maggio, sia col piano di accumulo che col trading attivo. Poi dare anche un aggiornamento su eventuali investimenti futuri, se ce ne sono, e dare anche una anticipazione sulla mia strategia di trading attivo, che poi porterò in maniera dettagliatissima, spiegandola appunto in tutti i concetti e come l'ho creata, nel video che uscirà invece domenica prossima, cioè 7 giugno 2020. Oggi è sabato 30 maggio 2020. Ciao, io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti vado a raccontare video dopo video la mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria ed ogni tanto anche qualcosina di molto più relativo agli investimenti, come ad esempio questo video dove cerco di darti un aggiornamento sui miei investimenti personali per farti vedere i miei successi ed i miei errori. Da puntualizzare che il mio punto di vista o la mia strategia non è da ritenere come un consiglio di investire, ma ovviamente e semplicemente è una condivisione della mia esperienza. Bene, partiamo da ciò che non ha reso niente, non perché l'investimento stia andando male, ma perché il progetto non è ancora partito e mi riferisco a Cryptalia. Qui, come ben sai, dal video recensione che ho fatto qualche tempo fa, ho investito 100 euro su un progetto. Il progetto è quello di Scudieri International per la riapertura del famoso caffè delle Giubbe Rosse. Di Firenze. La raccolta dei fondi finirà il 7 luglio, per cui i primi interessi attivi arriveranno a partire dal 7 agosto 2020. Cryptalia lancerà Ma sul anche se ancora non mercato, sto appunto il monetizzando, suo a metà mercato segue secondario c'è la circa. sua piattaforma, per cui cercherò di incontrare Diego dal Cero per poi tutte le domande che verranno in mente a te e anche a me. Per cui considero questo investimento appunto in stand-by. Passiamo invece al mio portafoglio eToro, che è quello che sto portando avanti in questo periodo. Ti ricordo tra l'altro che se non sei iscritto a eToro puoi farlo in qualunque momento utilizzando il link affiliato qui sotto, che mi permetterà di supportare il canale. Inoltre puoi anche andare a vedere il mio portafoglio e vedere se qualcosa ti interessa. Bene, allora partiamo prima di tutto dai miei investimenti a lungo termine, cioè dai tre ETF con i quali sto portando avanti il mio piano di accumulo ed inoltre la mia posizione in Microsoft. Queste quattro posizioni sono il mio lungo periodo fatto con PAC. Allora, eccomi qui sul mio conto eToro, come vedete sta bella faccia di CAZ2O in primo piano. Ho solo 9 follower al momento, nessuno mi copia, ho un rischio al momento che è intorno al 6, e su come eToro dà il rischio lo discuteremo poi in un video successivo. Però adesso volevo portarti a vedere come sta andando a procedere il mio portafoglio. E andiamo a vedere un attimino. Prima di tutto cosa ho in portafoglio adesso. E come possiamo vedere, al di là di Microsoft, che è la mia azienda, diciamo quella che va sul piano di accumulo, abbiamo anche il mio famoso trittico di ETF, che sono il VTI, come dicevo prima, il GLD e il TLT. Ho già fatto il versamento per giugno per le tre quote per il piano di accumulo. Come si può vedere, stanno andando tutti bene. Ci sono anche i trade di breve termine che sono Zoom, che sarà chiuso mercoledì, intorno a mercoledì, Broadcom, che dovrebbe essere chiuso intorno a mercoledì, intendo, aspetta che vediamo, mercoledì sarebbe il 3, Broadcom che andrà a essere chiuso giovedì invece 4, Ambarella il 3. E poi ho un ordine qui al limite su CPB, Campbell Soup, e anche questo dovrei andarlo a chiudere poi il giovedì 4. Bene,
Il piano di cumulo sta andando bene, c'è un tot di quote versate, la quota più alta, come vedi, sta guadagnando il 12%, quella più bassa è quella che ho fatto recentemente, lo 0,65%, questo ha un po' abbassato la media. Microsoft anche ha tre quote, quella aggiunta di recente è quello che ha abbassato la media, e così anche per TLT e il Geraldine. Questo perché ovviamente facendo il piano di accumulo il profit loss si va a mediare. Adesso voglio farti vedere come sta andando a proseguire. Da metà aprile, da quando ho iniziato la mia serie di investimenti, nuovamente sono entrato al mercato e il mio portafoglio. Questa è la data in cui sono rientrato, qui ho fatto il primo versamento e fortunatamente il mio trend è tutto in salita. Ovviamente ci sono stati dei dip nel mercato, ma quello mi sembra sempre normale, succede sempre. E invece per quanto riguarda i miei rendimenti, ho chiuso maggio con un 3,07%, ricordo che aprile sono partito solo il 17%, che mi sembra un ottimo rendimento per un totale del 4,05%. Ovviamente il 2019 io lo faccio vedere sempre, ma non lo considero più perché ero agli inizi, non studiavo, sto considerando solo il 2020. Il mio obiettivo è sempre fare un 1% mensile. Con i tre ETF ad accumulo e poi aggiungere un 3-4% annuo con la strategia attiva. Sembra che al momento stia andando un po' meglio di quello che mi ero proposto, però ovviamente il mercato è volatile, non si può mai Prima di sapere. continuare, ti ricordo che se non ti iscrivi a questo Come canale, non andrà ad clicchi la evolversi campanella tutto. delle notifiche, è un grosso, ma grosso problema per me che non cresco su YouTube, ma vorrei ribadire anche per te. Perché sicuramente non sarai il nuovo Robert De Niro, ma potresti diventare l'attore del nuovo millennio. O almeno così ho sentito dire in giro, eh. Dai, continuiamo. Anzi, fammi aprire la finestra che faccio uscire quest'ultima cavolata che ho detto, eh. Ora invece, grazie alla potentissima tecnologia di eToro, ti faccio vedere come si estrae l'estratto conto, sia per motivi fiscali, ma anche per avere un'idea su come stiano andando i tuoi trade e in questo caso i miei, e per cui valutare come si stia andando a come si sta andando a performare, come sta andando la strategia, stai guadagnando, stai migliorando, ci sono tanti trade in perdita e se sì, con quale percentuali? E invece ci sono dei gain, quali sono? In realtà puoi vedere parzialmente questi dati guardando come procede il tuo conto eToro giorno dopo giorno, se cioè in generale stai facendo dei risultati positivi e poi per cui la tua barra è verde. Ma a mio parere bisogna essere in grado anche di andare nel dettaglio per capire appunto cosa si può migliorare o cosa sta tenendo ferma la nostra possibilità di guadagnare di più, per cui cosa non va della nostra strategia. Adesso volevo farti vedere come si fa l'estrazione dell'estratto conto su eToro. Se tu hai un account eToro è bello che tu lo sappia perché quello serve anche ai fini fiscali. E poi ti faccio anche vedere alcuni trade che ho estrapolato e poi ho aggiunto i dati io a mano, cioè la percentuale di gain o di perdita, per farti vedere come puoi farlo anche per te se vuoi farti delle statistiche. Allora, questo è l'account statement. Come si estrae? Basta andare sul proprio portafogli, andare sulla cronologia, poi da qui si seleziona, diciamo, quanto è il periodo che si vuole andare a considerare. E cliccando qui sulla rondella sull'ingranaggio si clicca su estratto conto e qui si può selezionare il mese di riferimento. Io l'ho già fatto, ho estratto appunto tutto maggio e compare un file Excel in cui ci sono un account details, le posizioni chiuse, poi ci sono anche il total profit loss dall'inizio del conto e infine qui ho estratto le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operazioni, giusto? 2, 4, 6, 8, sì, che mi hanno reso o fatto perdere di più. Questo perché volevo far vedere che la strategia ovviamente fa perdere, però fa anche guadagnare e quello è la cosa importante è che poi non importa quante siano le transazioni in perdita o quante siano quelle in profitto, teoricamente dovrebbero essere, si spera, quelle in profitto ad essere di più, ma non è detto che sia così, ma la cosa importante è che invece alla fine il computo fra quelle in attivo e quelle in passivo porti ad avere il conto in un attivo. Qui le transazioni con i profitti più importanti sono stati StoneCo con un più 36,01%, Baidu con lo 16,9% e poi abbiamo Cincinnati Financial con un 7,82%
e VMA VMware con 10.53. Quelle peggiori sono state il T. Rowe Price, perché questo è un'azienda che ha senso tenere a lungo termine, ci ho fatto un trade, è andato malino. Poi ho avuto anche il VIV con un meno 6.48%, infine questa che è stata un po' la cavolata del secolo. Questa è una cavolata appunto quando ci si prova a fare dei trade sulle emozioni, non diciamo su delle basi solide. Ho fatto questo trade perché 10 giorni fa Aurora Cannabis aveva avuto degli ottimi report, earnings e di fatturato, e poi ha fatto un più 136% se non sbaglio in un paio di giorni. Questa è Canopy Growth Corporation, che anche questa azienda si occupa di appunto marijuana legale. E ho detto, boh, tanto il mese sta andando bene, dovevo essere più o meno al 4,5% di guadagno mensile come profitto. Ho detto, fammi rischiare qualcosa in più, se va bene va bene, e magari porto il profitto ad essere molto più alto, se va male comunque riesco a stare sopra il 3%, me l'ho fatto due conti. E allora ho fatto questo trade, gli earnings e il fatturato sono andati malissimo e ho fatto un meno 20%, però sono contento comunque del mese. Ho rischiato, è una lezione che ho imparato di nuovo, se non era stata ritirata abbastanza bene nel tempo, che i trade con la pancia non bisogna farli, solo con la testa. E siccome la calotta cranica, io ho due neuroni, uno che si nasconde da un lato e l'altro che lo va a cercare, è buono sapere che va sempre fatto con la testa. Adesso voglio provare a estrarre di nuovo l'estratto conto per fare vedere quello che succede. Cliccando qui si ottiene tutto quanto sulla prima pagina, le informazioni necessarie. Sull'ultima pagina si hanno il costo delle commissioni, il total profit loss, diversificato per le varie tipologie di investimento, se ci sono dei dividendi vengono anche questi menzionati, le fee se si fa su CFD, e poi il form si può estrarre sia in PDF che in Excel. In Excel se vuoi lavorare i tuoi dati, in PDF se invece vuoi andare a portare al tuo commercialista poi per fare appunto la gestione della tua dichiarazione di redditi e farti dire cosa scrivere sulla tua dichiarazione di redditi. Insomma, un bel lavorone. Comunque sono soddisfattissimo che il mio portafoglio stia crescendo giorno dopo giorno, sono soddisfattissimo che le mie transazioni nel complesso siano sempre in positivo, sono ultra soddisfatto che la mia strategia attiva sta portando più risultati di quelli che mi ero proposto e preposto, e spero che appunto quando lo andrò a spiegare farà anche senso per i trader più esperti, perché appunto questa è la strategia che ho basato su delle mie considerazioni. Ma magari un trader esperto potrebbe dirmi, ma che stai facendo, idiota? Per cui, questo è il report e questi sono i miei aggiornamenti per quanto riguarda il mese di maggio 2020. Ok, questo è il mio resoconto del mio portafoglio. Spero che la condivisione delle mie esperienze possano essere per te un modo per vedere come si sbaglia nel tempo e come si possono usare questi errori per migliorare. Spero che questa serie sui miei investimenti sia di tuo gradimento. Nel caso, fammi sapere le tue impressioni e considerazioni lasciandomi un commento qui sotto, e ovviamente se il video ti è piaciuto ti chiedo come sempre di stringere il pollice in su, questo che fa così, bim bim, iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao! Chiudo la finestra che fa freddo in Irlanda.